A circa un anno di distanza dall'uscita di Beauty at Closing Time, il tuo ultimo album composto da brani originali, viene realizzato un videoclip che accompagna uno dei brani più significativi all'interno del disco, ovvero Free to Roam, un videoclip che si avvale di una lavorazione molto particolare. Ce ne parli un po' più nel dettaglio? Sì, il video è stato realizzato con la tecnica dello stop motion, quindi la tecnica del passo a uno. Il regista è Gianluca Maruotti, che è un maestro di questa tecnica, col quale lavoro ormai da qualche anno. È un video, in realtà, molto, credo di potermi concedere questa licenza, insomma, un video molto poetico, nel senso che in un momento particolare come questo, dove l'immagine è sempre l'immagine reale, l'immagine forte, l'immagine decisa, qui si parla di sfumature, ci sono pupazzi di plastilina animati da una mano umana che li fa muovere con grande meraviglia, grande stupore, grande poesia. E quindi, insomma, è un video al quale tengo molto e che poi è anche molto rappresentativo dell'intero album, in un certo senso, che ha questi toni, diciamo così, in equilibrio. E quindi sono molto contento di questa collaborazione con Gianluca Maruotti. Cos'altro puoi dirci rispetto a questa canzone Free to Roam, per l'appunto, che insieme ad altri 10 brani è inclusa in Beauty at Closing Time? Free to Roam è un brano che fondamentalmente, già dal titolo, perché Free to Roam, insomma, libero di vagare, ed è una, probabilmente, non so se neanche definirlo come un inno, ma un desiderio sicuramente di libertà, cioè di riuscire ad abbattere tutti quei confini, quegli argini che spesso limitano gli esseri umani, sia fisici, geografici, che a volte anche mentali e interiori. Quindi parla essenzialmente di questo, è un cercare di un desiderio di libertà. Ecco. Al momento sei al lavoro su più progetti, perché da una parte continui a portare avanti la promozione live di questo album, c'è nel mese di maggio un concerto molto interessante, almeno sulla carta, che terrai al Mongiovino, dall'altra invece torni a teatro all'Eliseo con uno spettacolo del quale curi le musiche. Sì, sarò al teatro, al Piccolo Eliseo per l'esattezza, con uno spettacolo di Massimiliano Bruno, lo spettacolo si chiama Zero, e ritorno in teatro dopo qualche anno, che è una mia grande passione, e le musiche verranno eseguite tutte quante dal vivo insieme a un ensemble di musicisti con i quali collaboro ormai da qualche anno. E quindi, insomma, invito chiunque sia in questo momento davanti al video per riuscire a fare un salto anche lì al teatro Piccolo Eliseo.